Ok, grazie mille. Ciao a tutti. Come aggirare sistemi a doppia autenticazione? Chi sono? Io sono, vabbè, Gianfranco Ciotti, mi occupo di sicurezza informatica già da tanti, tanti anni. Più nello specifico, ultimamente faccio il penetration tester e quant'altro. Questa è un po' l'idea che ha mia madre del mio mestiere, oppure degli amici non nerd. Nella verità, per chi fa un lavoro simile, si sa, è fa un lavoro fatto di notti insonni, di studio, frustrazioni, però anche qualche soddisfazione, questo sì. E niente, siamo qui stasera. Vado subito agli obiettivi, visto che il tempo è tiranno. Vi volevo parlare di quelli che potrebbero essere i nuovi intenti criminali. Volti a superare e violare i moderni sistemi di protezione che sembrano risolvere ogni tipo di problema, i famosi multi-factor authenticator, multi-factor authentication, two-factor authentication, gli hanno dato vari nomi. E se sì, verificare insieme quali metodi risultano migliori o magari sono più applicabili rispetto ad altri. Semplificando, cercheremo di rispondere alla domanda: è ancora possibile aggirare i sistemi di autenticazione una volta protetti con la multi-factor authentication? La domanda risulta essere, a mio avviso, assolutamente retorica e la risposta quindi banalmente essere dentro di voi, nel senso che se avevate pensato e risposto 42 è sempre un'ottima risposta, però è sbagliata in questo caso. Quella giusta la conosciamo, è la seconda. Ed è ahimè sì. Quindi andiamo ad analizzare insieme come poter accedere in maniera illecita a un sito protetto da multi-factor authenticator, dove per sito intendiamo normalmente, cioè intendiamo una qualsiasi applicazione web, però normalmente applicazioni che vengono protette con questi tipi di meccanismi sono quelle dell'home banking. Sempre di più si vedono le web mail, anche i siti social, dove ci sono dei contenuti o dei dati nostri, diciamo, particolarmente importanti. È d'obbligo, sempre una raccomandazione. Se qualcuno di voi volesse provare o riprovare qualcuna delle tecniche che vedremo oggi a casa sua, può farlo. O del tutto il resto no, senza un'autorizzazione scritta evitate caldamente come consiglio. Allora, prima un ripasso molto molto veloce. Cos'è un sistema multifactor authenticator? Diciamo che dopo anni e anni e anni di account utenti compromessi, spesso a causa di un riutilizzo nel tempo di password che sono state compromesse, quindi password trovate all'interno di data leak o data breach, spesso anche in chiaro, oppure l'utilizzo di password deboli, quindi molto facili da indovinare, individuare, si prova a metterci una pezza con questo multifactor authenticator, il cui obiettivo è proprio quello di aumentare la sicurezza, richiedendo all'utente di dimostrare la propria identità non solo attraverso qualcosa come una password, quindi qualcosa che lui si ricorda, ma utilizzando forme di verifica differenti, sempre chiaramente al momento dell'accesso all'applicazione. Quindi, normalmente, questa è la manualistica, le forme di verifica sono qualcosa che si sa, come può essere la classica password o un PIN, qualcosa che si ha, come il proprio smartphone, i token hardware o i token USB, delle smart card e quant'altro, oppure qualcosa che si è. Quindi classicamente dati biometrici, si tende a ricordare spesso le impronte digitali o la scansione della retina, però ci sono dei sistemi che fanno questa verifica anche su come noi ci muoviamo, quindi i nostri gesti, o addirittura sul nostro odore, ho scoperto relativamente da poco, o dalla forma delle orecchie. Anche questa qui è carina, non la sapevo. Multifactor authenticator, quindi se ne usiamo soltanto una di questi tre, è il classico single factor, che è quello che usiamo normalmente quando ci chiedono solo username e password. Se ne utilizziamo due, è il two factor authenticator.
Se ne usiamo due o più di due, quindi tre, rientriamo nella definizione di multifactor. In realtà a queste tre se ne potrebbe aggiungere una quarta che viene utilizzata, diciamo, più che altro per migliorare la navigazione, l'utilizzo, la user experience, diciamo, degli utenti, che è quella relativa alla posizione e al comportamento dell'utente. Per capirsi, quando vi autenticate la prima volta anche sulla Gmail ultimamente, la prima volta vi chiede magari la multifactor authenticator, vi manda l'OTP sul cellulare. Dopodiché tende a ricordarsi chi siete in base alla vostra geolocalizzazione, al browser che avete utilizzato e quant'altro. Se cambiate zona, cambiate computer, ok, ecco che vi si ripresenta anche la richiesta di inserimento di dati aggiuntivi. Quindi nella quotidianità che cosa accade? Che ci viene richiesto di inserire come prima un username e una password. Se questa è corretta, ci viene mandato in vari modi o via SMS o attraverso un'app dedicata a questo, un OTP, one time password o un token. E una volta che abbiamo dato l'ok su questa, quindi aver fatto capire al sistema che siamo in possesso di questo oggetto, siamo autenticati. E da qui in avanti quindi autorizzati ad accedere a tutti i nostri dati. Detta e spiegata così, sembrerebbe quasi risolvere efficacemente buona parte dei problemi di cui accennavamo prima, quindi l'accesso non autorizzato a causa della compromissione delle password. Ma andiamo a vedere quanto c'è effettivamente di veritiero. Allora, cominciamo a disegnare il nostro ATT&CK Tree. Con l'obiettivo, quindi l'accesso a un qualunque sito protetto da Multifactor Authenticator. Prenderemo un esempio, ad esempio, classico, non banking. Un sempreverde, sempre efficace tipo di attacco è quello fisico. Qua si tratta di si trasforma. Quello fisico che vuol dire? Vuol dire rapire la vittima e tutti i suoi device, ovviamente, oppure costringere o farsi aiutare da qualcuno che lavora nell'azienda che fornisce il servizio di home banking, ad esempio in questo caso, e che quindi ha degli accessi privilegiati ai dati dell'utente. Ok, questa funziona sempre, però in questa sede diciamo che è poco interessante approfondire la metodologia. Sfruttare invece le vulnerabilità che possono esserci sulle applicazioni oppure sull'infrastruttura è ancora qualcosa che si può fare, però cioè, quello che faccio io di mestiere, però diciamo che è parecchio dispendiosa di tempo dal punto di vista di un attaccante. Tempo ed energie, spesso ci vogliono mesi, giorni di analisi e magari queste non portano a nulla. I sistemi, c'è da dire che almeno si spera, sui sistemi dove ci viene richiesta multifactor authenticator sono seguiti meglio rispetto a qualche anno fa, quindi sono patchati. Piuttosto che vengono seguiti anche da parte di security e quindi vengono svolti regolarmente dei test di sicurezza, penetration test e quant'altro. E più c'è da dire che per fare questo tipo di attacco ci vogliono anche competenze e conoscenze di un certo tipo. Quindi sì, funziona, però dal punto di vista di un attaccante, se proprio devo spendere il mio tempo, meglio puntare sull'anello debole della catena. E in generale è sempre stato, almeno negli ultimi anni, l'utente. Quindi, se proprio devo scommettere su un cavallo, che sia quello vincente. E parlando di utenti, quello che l'ha sempre fatta per la maggiore è il famoso password guessing. Ha sempre funzionato, perché buttarlo via? Chiaramente da solo non basta, cioè conoscere lo username e la password di un utente non ci serve, non basta più perché la multifactor authenticator entra proprio a risolvere questo problema. Ma se abbiniamo le vecchie tecniche, questa vecchia tecnica, vecchia per modo di dire, insomma, con un'altra vecchia tecnica che è quella del social engineering, e le mettiamo insieme, ancora il giochino funziona. Truffe che sfruttano il phishing, cioè fondamentalmente una telefonata all'utente in cui gli viene richiesto quello che vede al cellulare oppure di dare l'ok a una transazione o quant'altro, sono abbastanza all'ordine del giorno. Però ha anche dei limiti questo tipo di attacco.
Intanto dobbiamo trovare chiaramente dall'altra parte un utente abbastanza credulone, anche perché spesso, soprattutto su sistemi un po' più interessanti come quelli bancari, le OTP o piuttosto che OK per la transazione non ne arriva uno solo. Ci sarà quello della login, poi ci sarà quello dell'accesso non banking, poi ci sarà quello dell'OK per la transazione o quant'altro. Quindi ogni volta bisognerebbe convincere o bisognerà convincere la vittima a ignorare il messaggio che gli arriva o comunque a farsi dettare l'OTP se è quello che visualizza sul telefono. Insomma, è abbastanza limitante. Parlando un attimo di anello debole, è abbastanza d'obbligo fare una precisazione. Non esistono più solo gli utenti definiti gonzi che ci dettano l'OTP al telefono e ignorano completamente i messaggi che possono arrivare sull'app della banca. C'è stata una vera e propria evoluzione della specie, dovuta anche all'evoluzione della tecnologia. Questo è uno degli esempi migliori che ho trovato in giro. In questo caso è soltanto necessario beccare l'indirizzo corretto della webcam della vittima per avere il suo OTP sempre a disposizione. Quest'utente gli scocciava di portarsi la chiavetta in tasca, quindi l'ha messa davanti a una sua webcam, pensando tanto la webcam è mia, la vedo soltanto io. Tornando un attimo alle tecniche, è doveroso parlare anche del SIM swapping, funziona e costa relativamente poco, ossia il costo di un cambio della tessera è un po' di faccia tosta o magari un amico o qualcuno insomma, del negozio che ci permette di fare la cosa senza chiederci troppi documenti. È però limitato agli attacchi verso gli OTP che arrivano solo via SMS. Ma soprattutto l'utente, anche il più gonzo di tutti, se ne accorge velocemente, dato che se funziona la SIM da noi non gli funziona più quella la sua, e quindi non funzionando più il cellulare, immediatamente va in allerta. Ma andiamo avanti. Diciamo che una delle soluzioni più interessanti al nostro problema rimane l'utilizzo delle tecniche di sniffing. Fino ad ora abbiamo visto velocemente come riuscire a ottenere dati in maniera coercitiva oppure molto complessa, con tutti i limiti del caso, però se ci ricordiamo e focalizziamo un attimo meglio la nostra attenzione su come funzionano le cose dietro le quinte e cominciamo a rifare un distinguo tra quello che è l'autenticazione, che può essere multi-factor authentication, di multi-factor o di altro tipo. E invece quello che è l'autorizzazione, ossia il processo di gestione di un utente una volta che si è autenticato, ecco che le cose un attimino le possiamo vedere da un altro punto di vista. Nel caso delle applicazioni web, ricordiamo che una volta che l'utente è autenticato, è il cookie di sessione che continua a dire all'applicativo che l'utente è anche autorizzato a vedere un certo tipo di dati. Quindi non importa quanto possa essere complicata l'autenticazione, se poi tutta la gestione dell'autorizzazione è demandata a un semplice cookie. In altre parole, se riusciamo a ottenere il cookie di sessione dell'utente designato come vittima, non importa quanta complessità ci sia dietro la sua autenticazione, ci sia stata dietro la sua autenticazione, noi possiamo entrare come quell'utente. Man in the middle, a livello di rete, primo esempio di sniffing, è fattibile ovviamente, però ha delle limitazioni anche questo. Intanto bisogna essere in prossimità fisica o con la vittima, quindi a casa sua se usa una sua rete di casa piuttosto che nell'hotspot che sta usando di un hotel o di qualcosa. Oppure, e qui è ancora più difficile, bisogna essere sulla stessa rete dove è situato il sistema di home banking, quello che stiamo attaccando. Il man in the browser con un malware che chiaramente sniffa tutto il traffico e quindi tutta la negoziazione e l'interazione col sistema di home banking della vittima. E il man in the browser via hooking, ad esempio BIF, altro non è che un'injection di JavaScript che ci permette di vedere in tempo reale tutto quello che effettivamente fa la vittima sui siti. Tutte queste sono strade percorribili,
ma abbastanza limitate o limitanti per tutta una serie di ragioni. Diciamo che la strada più comoda, migliore, quella più generica, l'abbiamo se utilizziamo un reverse proxy. Per poter utilizzare un reverse proxy dobbiamo ricoinvolgere un nostro vecchio amico, cioè almeno il phishing, perché dobbiamo riuscire a convincere la nostra vittima ad andare su un link dove lo attende una nostra applicazione, quindi un'applicazione controllata dall'attaccante, che fa da proxy, da reverse proxy trasparente in tempo reale tra la vittima e il sito della banca, visto che abbiamo fatto l'esempio bancario finora. Permettendo quindi all'attaccante di intercettare e modificare tutto il traffico. E come funziona? Beh, banalmente, o me ne scrivo uno, ma è abbastanza complesso, soprattutto se se ne vuole fare uno un po' generico, o utilizzo dei tool classici, generici, quelli che si utilizzano per fare analisi delle web application, come può essere Burp, Zap o altri tipi di. Oppure si cerca da qualche parte se qualcuno ha già risolto il problema e ha scritto un tool dedicato a fare solo questo. E nel nostro caso esiste, si chiama Modlishka il tool, si può trovare a questo indirizzo. E cosa? Niente, l'autore ha già affrontato e risolto gran parte dei problemi di un reverse proxy generico di questo tipo. Cosa vuol dire in gran parte? Vuol dire che in realtà l'applicazione, se la proverete, noterete che non è proprio del tutto stabile. Inoltre, per quanto generica, richiede varie modifiche alle configurazioni per poter funzionare, quindi bisogna entrare un pochino anche nel codice dell'oggetto e andarlo a modificare. E prima di poter attaccare un sito che non sia tra quelli di esempio, che si porta dietro l'applicativo, bisogna saper fare anche un'analisi abbastanza dettagliata di quello che succede a livello di login, quindi un'analisi fatta con Burp o un altro tool di quelli di prima generici. A questo indirizzo si trova il software con tutte le istruzioni del caso su come va configurata e quant'altro. Proviamo a vederlo al volo. Velocemente. Quello che vogliamo ottenere è questo: un utente che clicca su una mail e che quindi viene ridirottato su un sito malevolo, il nostro, dove lo attende il nostro reverse proxy, che quindi applicherà tutte le regole di filtering e di trasformazioni che ci possono servire. L'utente quindi a questo punto, il reverse proxy navigherà al posto dell'utente sul sito che vogliamo attaccare, l'utente crede di navigare chiaramente sul sito buono e Modlishka invece fa tutto il giochino di Man in the Middle e ci permette a questo punto di poter, lo vedremo adesso un pochino più nel dettaglio, andare a rubare la sessione dell'utente e potersi autenticare al posto suo anche senza conoscerne le tecnologie di autenticazione che può aver utilizzato per collegarsi al sito. Modlishka, tra le varie cose, fornisce anche una console web che permette di gestire le vittime. Ora vi faccio vedere una demo live. Un secondo, la ritrovo. Eccola qui. Eccoci qua. Allora, lanciando il tool, una volta ricompilato e scritto in Go, adesso vediamo, utilizzando per esempio il file di configurazione che c'è di default di Google, vediamo troviamo l'indirizzo che abbiamo configurato, quello di default è questo loopbackmodlishka.io, verso il quale devo far arrivare la vittima. Diciamo che l'autore di questo tool fornisce questo sito loopbackmodlishka.io che viene risolto come 127.0.0.1, quindi per fare un laboratorio, per provarlo in casa è ottimo. In un attacco reale ovviamente servirà utilizzare un IP pubblico e un nome di dominio con relativo certificato legittimo, anche perché non possiamo installare una certification authority nel computer della vittima o se
arriviamo a quel punto, cioè se riusciamo a fare questo, probabilmente non ci serve più Modlishka per fare tutto il resto. Un'accortezza, visto che apriamo porte basse, per lanciarlo bisogna essere root, quindi quando si utilizzano questi tool è sempre il caso di non usare la propria postazione di lavoro, meglio sfruttare una macchina virtuale per evitare che un software scritto da qualcun altro non faccia poi qualcosa di più rispetto a quello che dovrebbe. Ecco, quindi per stare più sicuri, non usate mai la vostra macchina. Quindi questo è il link sul quale dobbiamo far puntare la vittima. Apriamo qualunque tool di phishing, questo è molto fatto in casa, in cui c'è un messaggio generico di Google in questo caso, e ovunque l'utente cliccherà finirà sul nostro sito. Spediamo la mail. E rilanciamo ovviamente Modlishka in modo che rimanga in ascolto. Ecco, qua si vede la console. In questo caso l'utente ancora non ha cliccato, ovviamente, quindi la console, e nessun altro utente prima di lui l'ha fatto, quindi è completamente vuota. Qui è per far vedere che non c'è una sessione Google attiva in questo momento sulla macchina dell'attaccante e quindi cioè, si aspetta quindi un'autenticazione. Ci mettiamo un attimo il cappello della vittima, quindi ci colleghiamo su una macchina Windows, accediamo come vittima, vittimino, andiamo sulla web mail. E verifichiamo che ci sia arrivata la mail di phishing. Ok, la mail è arrivata. Ovunque l'utente clicchi, finirà ovviamente sul sito di phishing. Ecco, in questo caso, quindi Modlishka si vede partito e sta facendo il suo lavoro di reverse proxy nel middle con tutte le modifiche del caso, dei link e quant'altro. L'utente si ritrova davanti alla login di Google in questo caso e se non si accorge che l'URL è differente rispetto a quello solito, inserisce ovviamente le sue credenziali. A questo punto Google invia via SMS il codice OTP per poter accedere. Ecco, per capirsi, l'utente sta effettivamente inserendo i propri dati, quelli corretti, ed è veramente Google a inviare l'OTP, perché non siamo di fronte a un sito fake che emula l'interfaccia di Google in questo caso, ma è un vero e proprio reverse proxy. Quindi inseriamo il codice OTP. Ok. E l'utente risulta loggato. Quindi può accedere quindi a questo punto a tutte le applicazioni piuttosto che alla Gmail e quant'altro. Torniamo un attimo a metterci il cappello dell'attaccante e se facciamo refresh della console, ecco che compare la riga dell'unica vittima che abbiamo visto finora. Potremmo vedere i cookie, lo username e la password si possono visualizzare, quelli inseriti dall'utente, in questo caso non li ho messi perché altrimenti tutte le volte mi tocca cambiare la password di quell'utente, e si fa attraverso una configurazione, una regular expression da inserire dentro i file di configurazione del tool. Molto invece carino è il pulsante Impersonate User che va abilitato, anche questo che di default è disabilitato. Basta cliccarlo e lui automaticamente applicherà il cookie di sessione corretto in modo da farci diventare la vittima senza dover fare nessun tipo di autenticazione. Ecco qui. Quindi siamo diventati la nostra vittima senza conoscere nemmeno in questo caso username e password e tantomeno l'OTP che può aver utilizzato per accedere. La domanda è, esiste un modo per difendersi da queste cose?
Beh, diciamo che la maggior parte degli attacchi veramente utilizzabili o comunque più usabili o più usati, scusate, fanno leva come al solito sull'errore umano, quindi diventa abbastanza fondamentale la formazione. Quindi prima di tutto formare noi stessi, capire come funzionano le cose, gli utenti, se dobbiamo gestire gli utenti e anche chi ci sta accanto, formarli su cosa? Su quelli che sono i pericoli del phishing o del cliccare su qualsiasi link. Ancora peggio i pericoli di fronte all'apertura di qualunque tipo di allegato, piuttosto che una navigazione troppo disinvolta su internet. Quindi in generale cercare di diventare sempre un po' più consapevoli degli strumenti che utilizziamo quotidianamente su internet. Obiettivo finale, forse utopico, però chissà, trasformare gli utenti, anche quelli più gonzi, da inconsapevoli vittime a prima linea di difesa in quella che è la cyber security oggi. Io ho finito, grazie a tutti, l'ho fatta veramente in pochissimo tempo. Grazie mille, allora siamo un po' lunghi, per cui ci sarebbe solo 1 minuto per eventuali domande. Ad ogni modo io ne approfitto per ringraziarti un sacco per questo talk assolutamente interessante, come del resto tutti quelli che abbiamo avuto nella giornata di oggi, e vi prometto di dire in generale tutto l'ESC. E quindi grazie mille a Gianfranco per essere stato qui Grazie. con noi e aver condiviso questi contenuti, questa tua esperienza. Grazie a voi, ciao a tutti.